This is a project for the protection of the Eugenian hills around Padua. It's a project from 2004. Venezia, from Padua. It's Padua here. Vicenza. Vicenza, dove sta? E vicino a Padua c'è, in questo punto qui, c'è una serie di colline vulcaniche stupende, straordinarie, dove ci sono anche le zone turistiche, i bagni, no? Per i bagni e per la gente. No? So just outside the city center of Padua is an area of hills, very beautiful, stunning landscape. Volcanic rock hills, yeah. In this plain, and also has sort of tourism because there's spas and so on. E alcuni anni prima avevano dato da fare un piano regolatore per i colli. Some years ago they had written a series of regulations for the development of these hills. E questo piano, tipico piano degli italiani, non dovevano più fare niente. No. Dovevano solo copiare le vecchie case come erano prima, no? Quindi. So the rules that were being proposed was a typical Italian proposal, except in which it stopped you from doing anything other than copying what's already there. In ogni modo, la popolazione non ha accettato volentieri il piano, hanno chiesto un nuovo piano. But the population didn't accept what was being proposed and asked for a new urbanistic. Sono venuti da me. They came to perché hanno pensato come a Monte Cagasso. Because they thought. Densificato il paese, no? Lasciato costruire molto più di prima, pensavo che anche qui lasciavo. They came to him because they had seen what he had proposed at Monte Carasso, which was basically a densification of the city, where he proposed a lot of new construction, and he thought that, and they expected that he would be proposing the same thing here. Questo è il concetto del piano di prima. Alla base dei colli hanno fatto un, no? Confine e lavorano all'interno di tutto. So this was the proposal, the prior proposal, in which the hills themselves become a big territory where they would build. Where they would build. Questo è il mio piano. That is his proposal. Sono andato col mio piano. Cosa ho fatto? Ho tagliato con le forbici la forma dei colli. With a pair of scissors, he cut out the shape of the hills. E l'ho buttata nel cestino. And he threw it away into the rubbish bin. I vostri colli non mi interessa. A me interessa quello che c'è sotto i colli. He says, I'm not interested in the hills, I'm interested in what is underneath them. Perché se è vero che i colli sono il loro grande monumento, ogni monumento ha una sua base. Since these hills are the monument of the region, he says, every monument wants to have its print. Quindi ho pensato di fare la base. So my project was about making a print for these for this monument. Mentre i colli, all'interno dei colli, che c'è climi, vegetazione completamente diverse da un punto all'altro. Straordinario la diversità di questi colli, e oggi perché non si può fare un piano di lavoro. Bisogna fare almeno 20, 30, no? Quindi io ho detto, quel giorno che c'è una domanda da costruire dentro qui, bisogna fare uno di questi piani, no? Per cui io intanto non ho fatto. Basically saying there's in the hills there's loads of microclimates and completely different vegetation, so in order to occupy them one would have to make designs for every single piece where these things change, and considering that the position is one thing, he decided to just leave them out. I primi schizzi sui colli, la prima idea di dare una base ai colli. Questa era l'idea. This is one of the first sketches which was how to give a shape or containment to these hills. Questo è uno schizzo poi, no, del progetto con questa base, e questa base recupera le centurie romane, che in grande parte del territorio italiano ancora oggi è ancora diviso in centurie, non io le riprendo, perché con i romani li ho sempre presi come grandi amici miei. Sì. Ho sempre aiutato. So this is his sketch that shows the way he's containing these hills, and the grid-like structure which he proposes for the interior of that, based of course on the Roman layout of cities, and he says, I always consider the Romans as being my good friends. Qui si vede la città di Padova e qui il collo.
This is Padova. I Romani nel 1100 avevano fatto da Venezia, c'è questo canale, no? Brenta, che arriva a Padova, hanno attraversato con questo canale Padova e hanno fatto un canale artificiale che arriva fino qui. E qui hanno fatto i porti, ogni città ha ricevuto un porto. Quindi ancora oggi, grazie ai Romani, si può arrivare da Venezia in battello fino a Poliugano. So the Romans in this year they built 1100 built a canal that from Venice, the initial one, to Padova, and then built another canal that allowed you to get to these hills by boat. Io non ho fatto altro che prendere il canale dei Romani e ampliarlo a Tone. So all I did was take this idea of the Romans, the canal, and simply continue it around. E con i vari porti. Ah, and I forgot to say, the Romans also built gateways. Awesome. Hmm? Sorry. Harbors, sorry. Harbors, and so he does the same. L'idea del posto. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto le centurie romane, qui. Qui così impedisco qualsiasi crescita delle città attuali. So, le città attuali sono bloccate, non possono più crescere. Qui. So, with this proposal, basically, what he wants to do is to to impede the expansion of the currency. Dove ci sono i porti, prevedo delle aree per l'estensione delle città, i porti. And the harbors, the gateways, he proposes large new structures, new developments as a way of expanding the city. Siccome è un luogo turistico, qui nasceranno gli alberghi, casettoni. Since this is a tourist area, possono ammirare il grande monumento. Questo è un piano fatto in Sardegna. This is a project for a touristic questo è il mare. It's in Sardegna, this project from 2006. Qui è uno stadio, sì. Qui anche un altro, e questo è il mare, tutto mare. Allora, su questo grande territorio più o meno pianeggiante, il comune aveva queste aree, questa, due e tre, e voleva introdurre in questo comune dei villaggi turistici, perché qui la gente sono solo pescatori e agricoltori, sono poverissimi, e volevano introdurre il turismo per dare un po' più di soldi a questa gente. So the great zone is the sea and a large marshland, and a series of areas where they propose tourism development, but it's agricultural tourism, because it's essentially only fishermen in this area, so it's a way to give a new possibility. E noi abbiamo proposto questi tre villaggi, e poi ne abbiamo proposto uno qui e uno sui due stadi, sui due laghetti. They proposed uno qui e tre qui. Three areas, three villages, and two on the lake. Cosa? Qui si vede la zona pianeggiante, e devo dire che qui in Sardegna ci sono le spiagge più straordinarie della Sardegna, perché la sabbia della spiaggia non è fatta di grani di sabbia, è fatta dalla madreperla dei molluschi. Sono tutte perle di molluschi. Quindi non si può neanche portarne via 10 grammi, si prendono delle multe incredibili, e tutto questo è tutto madreperla. It's the most extraordinary beaches in Sardinia, because it's not the sand, the beach sand is not actually sand, it's made of mother of pearl. Allora, quando sono arrivato qui, la prima visita, when you arrived here for the first time? E io di solito, quando faccio un progetto, mi pongo sempre una sola domanda. Usually when I do a new project, I only ask one question, I ask myself. Allora, quando sono arrivato qui, cosa ho visto? So what did you see when you arrived? In Uruguay, queste sono costruzioni mille anni avanti Cristo, no? In Sardegna ci sono moltissimi,
E su questo terreno che abbiamo visto ce n'è un'ottantina, 80 circa di questi. These are constructions typical in Sardinia which are from several thousand years BC and there's no plenty of these in the area on the site. Sono forme geometriche precise, very precise geometric forms, fatte di pietra e sono dispersi nel territorio. And dispersed around the territory. Possi. Poi ci sono i nurei e i novenari. I novenari sono delle specie di paesi, villaggi, ma non sono veri villaggi. Sono dei luoghi rettangolari, più o meno, dove attorno ci sono queste case d'abitazione. No? All'interno c'è un grande prato con una chiesa. E qui i sardi vanno a festeggiare il loro santo patrono, cioè arrivano qui, restano lì 10-15 giorni, bevono, ballano, si ubriacano, no? Per 15 giorni e poi tornano a casa. Quindi non è un vero villaggio. So this is a sort of village, but it's not really a village. It's a kind of construction which allows temporary inhabitants. So the Sardinians come here for around 15 days to celebrate their patron saint. And they drink and eat for 15 days or so. And then they go back home. And so basically these houses contain a field within and a church. E anche questi villaggi sono tutti di pietra. They're all stone. Hanno forme geometriche precise. Very precise geometric. E sono dispersi nel territorio. And distributed around. In quel terreno lì ce ne sono due di questi villaggi. In this area there was two of these types of villages. Forse. Poi ci sono le chiese romaniche. And there's Romanesque churches. In Sardegna le chiese romaniche non le trovi tanto nei paesi, nei villaggi, sono fuori. Non le trovi tanto nei paesi, nei villaggi. Sono le torri di controllo della costa del mare, sono torri del 1500 fatte dai genovesi, anche loro forme geometriche precise di pietra e sono sparse lungo la costa. And the final element that I found there were these towers along the coast, built by Genovese watching towers along the shoreline. Allora, per fare il mio progetto dei miei villaggi, è stato usato male. Come si fa a proporre un quinto elemento che non è mai stato fatto prima, no? Nei nuovi villaggi, che è nuovo, è un contenuto nuovo, ma allora se è il quinto elemento deve avere le stesse caratteristiche, deve essere di pietra, deve avere forme geometriche precise e deve essere sparso nel territorio. Questa era la mia idea del progetto. So, as usual, he has a certain aim, or one aim, which is to use, reuse the same elements, but to introduce a fifth one. So, of course, he wants to... I cinque villaggi, uno, due, tre, quattro e cinque, sugli stagni, e qui abbiamo fatto anche un porto. Okay, so I misunderstood before. So he wants to just maintain the same attributes as before, but it's this new element that he's introducing. Ecco, qui si vedono questi villaggi. Here you see these villages. Vediamo dispersed. Avanti. Like the quindi questo è il terreno e a un certo punto verso nord ci sono le rocce. At a certain point. È proprio in questo punto che noi facciamo il porto. Poi finiscono le rocce e comincia la pianura. Rocks. Ok. And this is where they're proposing a harbor. Fine. Where the rocks meet the beach. Questo è uno di questi villaggi. Come vedete, sono dei muri, sono contornati da mura. The villages are controlled by some walls. 120 metri di larghezza per un chilometro e due di lunghezza. More 20 kilometers by 110. Il grande albergo, qui. Large. La piazza, la piazza, con i negozi, i shops. I novenari, cioè
le abitazioni, no? Millenari, so the houses alluded by the ones of strings. La zona dei campi sportivi, di sportfields. E come contenuto principale il grande posteggio. Perché? Perché oggi, siccome non ci sono strade, arrivano migliaia di macchine che invadono tutto il territorio, un disastro. Allora ho pensato che era bene mettere, come le pecore, mettere anche le macchine. And the main element of this direct sort of middle, it's more than 50%, is actually a parking lot, because it says the main thing that actually invades this landscape nowadays are cars. So he wants to line them up like sheep and just hide them away exactly. Questo è un panne, sono almeno panne, e qui c'è la parte, diciamo, teatro, the cultural part, il parco dei progressi, eccetera, in questa parte. Congress. E qui ci sono passaggi pedonali per andare al mare, fare il mare. And then little qui ci si cambia e poi si cammina al mare. And you actually walk to the street, so you don't go there by car. Qui vediamo il porto, mare. And the harbor. Ecco, questo è un po' più in dettaglio, uno di questi villaggi. Qui si vede l'albergo, l'albergo è l'elemento più importante. Poi qui c'è la piazza. La piazza. E questa. Poi ci sono le abitazioni. The housing. E i posteggi. And the qui le zone per cambiarsi, per andare al mare. And then there's sort of a series of areas where one can la zona dei teatri. Change your clothes to just change the locations. Quello che è interessante è che dove noi popoliamo questi villaggi ci sono già le case di pietra con già le pietre tagliate, c'è solo da tirare le fiori. What was interesting was that in this area when already wall stones or stone walls already exist with cuts in them, so all you need to do is quindi sono già volte. Stone quarries, right. Più un'altra. Più un'idea del grande albergo con i numenari. This is the space of the piazza and the hotel. Avanti. Dal mare si legge ancora il muro, no? From the sea you can read the wall, che permette di leggere la forma, which allows you to read the shape and territory of the le palme che nascondono i posteggi, the palm trees which hide the e il secondo piano delle abitazioni che esce al di sopra delle mura, and the second level of the housing, e l'elemento terminale è l'albergo. And the hotel. Mi hanno chiesto perché non lo faccio in chiesa, perché dico la mia chiesa è questa. They asked me why didn't you do so, because the church is at my church is at the time. E termino con questo progetto, del progetto della metropoli di Turan. This is the last project that is going to show us, which is for Metropolis of Holland, this is from 2001-2003. Avevo notato a Siria Lì, architetto Siria Lì di Parigi, a Paolo Mendes La Rocha e a me, di controllare tutti i progetti che ho fatto negli ultimi 10 anni sulla metropoli comanda di olandese. So he had been asked together with Sirani and Parlamentos de Roches to look at all the different schemes that have been proposed for Holland for the previous 10 years. Ci hanno dato un mese di tempo. They gave them about a month. E ognuno ha lavorato capo. And everybody worked separately. Quando ci siamo riuniti, tutti eravamo d'accordo, tutti e tre. When they met after a month's time, they were all in agreement. Che avevano fatto tutte le analisi che qualcuno può fare su noi. That they've made all possible imaginable analysis that one could ever imagine possible. C'era per esempio dalla maggior parte delle strade d'Olanda, da gennaio a dicembre, dove e quante rane attraversano una strada. For example, there's a study which or analysis of all the streets in Holland between January and June, how many frogs cross the street every night. E malgrado questa è una scienza stupida, despite this or having this stupid knowledge, tutti e tre eravamo d'accordo che non c'era nessun progetto. Tanti analisi. All three of the articles were, you know, despite having all this analysis, there was an agreement that actually there were no projects. È normale. Quando si fanno troppe analisi, which he says is to be expected, when you do too much analysis you end up with a bad project.
Allora, io sono andato a questa conferenza stampa e avevo già il mio progetto guerriglia in tasca. So, he went to this meeting with his guerrilla project in the back of his pocket. E quello che vi faccio vedere adesso. La mia idea era, questa è Olanda. This is Holland. Le città in Olanda sono messe attorno a un grande vuoto centrale. The cities in Holland are arranged around a large central void. E lo chiamano il cuore verde d'Olanda. Which they call the Green Heart of Holland. Deciso negli anni 20 o 30 dai socialisti. Which was something that had been defined by the socialists in the 50s. Quindi, cosa succede? Anni 30, 50, quali anni? Socialisti anni 30, anni 30. Quindi, prima idea. So the first idea. Non lascio crescere le città. Is not to allow the cities to expand. Ogni città riceve dei limiti di crescita. Every city is given its limits. Per impedire che una città cresca sull'altra. To cioè ognuna è ancora. Avoid the possibility of cities growing into each other. Questa è la prima città. This is the first ma city. Fatto questo naturalmente non è una metropoli. Abbiamo una serie this, di it's not enough to make metropoli. Città. Poi, per metterli in rapporto, no? Queste città, creo un grande anello, 60 km di diametro, alto circa 40 metri, con sopra dei treni che viaggiano a circa 300 all'ora. No? So to create a relationship between the cities of Holland, he unites them with a big ring, which is about 30-40 meters high, and trains that travel around in a circle at 300 meters. Per cui in mezz'ora, sì, which allows within half an hour for someone to travel all through Holland. La mia domanda che mi sono fatto, mi faccio sempre una sola domanda, la mia domanda è possibile. È possibile. I always ask myself only one question. Vuoi cercare una metropoli in cui l'uomo può ancora orientarsi come nella città storica? Is it possible to design or define a modern metropolis? Allowing the inhabitants to be able to orientate themselves in the same way that one could in e tutti gli architetti, bravi che conoscevo, tutti i romanisti, mi hanno detto tutti come Marco che non è possibile. All his friends and architects, consultants said it's not possible. They said it's crazy. But he considered nevertheless to explore this possibility. Allora, con questo, ogni città ha una nuova stazione ferroviaria, no? So every city, this is a project, every city is given a new station, train station. Sì. Però il problema era che all'inizio avevo 9 città. Was in the beginning, I had 9 cities. E il mio problema era, io sono svizzero, mi sarebbe piaciuto fare un orologio svizzero. L'orologio svizzero a 12 ore, non 9. So, being Swiss, I wanted to design a Swiss clock, and a clock has 12 per cui ho aggiunto 3 città. And for that reason, I proposed 3 new cities. Per fortuna. Perché mi hanno chiesto, ma quando una città di queste è riempita, è piena, dove va la gente? Nella nuova città preparata. Which was basically the idea of thinking about that was when the existing cities get filled up, they reach the limits that was proposed, where do people go? They go to the three new cities. Poi qui c'è lo schizzo, l'anello, c'è un altro problema che l'aeroporto. The second was the airport, di Amsterdam si può which is in that location. Ma devono ingrandire, non è troppo più bello che sta diventando. Io cosa ho fatto? Propongo di mettere il nuovo aeroporto in mezzo alle mucche e sui fari. He proposes to make the new airport in position in the middle of this green void amidst all the cows and tubes. Allora, con questa soluzione, uno che arriva, prima di tutto gli astronauti vedono la metà. This is even astronauts can see Metropolis. Secondo, uno che va in Olanda con l'aereo, prima vede giù la metropoli, e quando atterra, vede, scende dall'aereo e vede tutta l'Olanda, vede le torri, perché ogni stazione di questa sono due torri. So when you arrive in Holland, in the airport, you arrive in the middle of this green space and you see all of Holland. Che permettono di leggere. All'uscita dall'aereo, tutta l'Olanda, tutte le città. And these towers, two towers per station, per city, allow you to read, if you like, all the cities and their viable. Un'altra scelta? Cosa è possibile? Qui si vede in questo piano
i canali d'acqua d'Olanda. This story shows the canals, the water channels. Una cosa incredibile, sono centinaia, migliaia di canali. È forse il paesaggio artificiale più straordinario d'Europa. It might be the most incredible artificial landscape of Europe. Però sono arrivati dopo i architetti paesaggisti europei, no? E come sono arrivati dopo? Sono arrivati a far cosa? A cominciare a mettere, a fare o le autostrade e a piantare alberi in questa pianura, perché oggi una pianura senza alberi non è una pianura, no? Bisogna introdurre alberi sempre dappertutto. He says what happened was that you had landscape architects and designers who arrived and planted trees everywhere, because today you have trees everywhere. Allora io propongo allora di tagliare tutti gli alberi piantati, no? Sono solo 300.000. His proposal was to have all the trees cut that have been planted. Anyway, they're only around 300,000. No, perché rovinano tutto, non si legge più la pianura. Non solo. Him, the trees actually don't allow you to read the valley of the canyon. Non hanno mai piantato alberi prima, perché avevano bisogno del vento per far funzionare i canali. The reason why they didn't plant trees before is because they needed e gli alberi. The canals to work. Non permettevano la ventilazione, no, per i arrivano gli europei, so the Europeans are and plant these trees. I protettori della, i cosiddetti protettori della natura. The so-called protectors of the environment. Per mandare gli altri. Send them to hell. Questo è lo sketch. This is the sketch. This is the sketch that he wanted to. Sì, c'è sempre la città con i suoi due nuovi casitori, sì. C'è la pianura che esce fino al mare, l'altra città, pianura che esce fino al mare, eccetera, no? So between the cities, basically the flatlands continue through and reach the sea. Legge per questi sono, questo è un architetto che amo molto, molto lì di Luca. It's an architect that he likes very much, Locro Lini from Luca Lina. Questo è un altro tipo di viadotto.